Siamo qui oggi con i giovani talenti che abbiamo portato in affiancamento nelle aziende per i 3 giorni da manager e facciamo la giornata di follow up per raccogliere le esperienze vissute in questi 3 giorni. Il progetto Vivi 3 giorni da manager è un'attività che ha portato dei giovani talenti in altrettante aziende che hanno collaborato con Manager Italia e che hanno messo a disposizione un dirigente mentore che ha svolto il lavoro di affiancamento e di introduzione in azienda. Un'iniziativa di orientamento al lavoro che abbiamo svolto anche con la collaborazione di Porta Futuro, la provincia di Roma che ci ha ospitato in questi giorni in aula e che pensiamo possa essere di stimolo a iniziative che portino i giovani a maggior confronto con le attività aziendali e le dinamiche organizzative. È stata un'ottima occasione per aumentare la sicurezza in me stessa, perché ho avuto l'occasione anche ogni giorno di dovermi presentare in maniera efficace a 3 persone diverse, quindi anche di stabilire delle connessioni e non instaurare un rapporto asettico con la persona che mi trovo davanti, insomma. E per quanto riguarda quello che avrei potuto fare diversamente, forse avrei potuto chiedere anche di avere un induction con delle persone magari della funzione di mio più stretto interesse, ovvero quella del marketing, ma questo è proprio un che però vogliamo trovare il pieno nel luogo, perché comunque in 3 giorni ho avuto veramente l'occasione di avere una visione molto completa dell'azienda e di quali sono le dinamiche di funzionamento. Innanzitutto quello che ho fatto know-how, diciamo, in 5 anni di studio accademico. È un grande know in 3 giorni. È inspiegabile, ho tanti di quei bigliettini nel mio portafoglio di tutte le persone che ho conosciuto che potrei aprirmi un'azienda anch'io. Però come aiutata, diciamo, ho capito che c'è tanta gavetta da fare. Addirittura il middle management ha dovuto fare 2 o 3 mesi di field, quindi per esempio fare il rep per 2 o 3 mesi per capire meglio come funziona il brand e come funziona l'azienda. Durante, subito dopo le riunioni, quindi c'era il momento che chiamavamo di debriefing, quindi una piccola pausa, e il mentore mi chiedeva puntualmente se avevo ben capito quello che era stato detto e i vari meccanismi dei progetti, quello che non era chiaro e se avevo delle domande. Ecco, durante questa pausa, una pausa caffè, una pausa di rilassamento, cercavo di intrattenere un dialogo con il mentore, quindi più un rapporto umano, e questo è stato veramente molto, molto importante. La manager delle risorse umane mi ha inviato un programma con tutte le attività che avrei seguito insieme al manager dei 3 giorni, quindi ho un programma con tutte le sue riunioni che io ho seguito fedelmente, e tranne appunto qualche stravolgimento in corso d'opera. Quindi questa è una cosa che ho apprezzato tantissimo, perché proprio ho visto una volontà di inserirmi da subito e inserirmi realmente. Quindi abbiamo prima visualizzato il programma insieme, io da subito ho chiesto cosa non mi era chiaro e poi ho assistito personalmente a tutte le riunioni. Un'altra cosa che ci ha tenuto a sottolineare ovviamente è stata il tipo di relazioni che vi sono tra le persone in questa azienda. In pratica andavo a pranzo con persone che non appartenevano allo stesso livello, diciamo. Sono stato affiancato, diciamo, anche all'ultimo arrivato con cui andavamo a pranzo insieme al suo capo, insieme al capo del suo capo, insieme al capo del suo capo. E tutti ci si, diciamo, al di fuori del contesto aziendale si parlava in maniera molto aperta, come tra amici. Uno degli aspetti più interessanti del suo lavoro, secondo me, era il ruolo di people manager, perché lui appunto poi aveva vari ruoli, tra cui gestire i suoi dipendenti, proprio a livello di gestire le loro carriere, i loro passaggi di livello, spostamenti e quant'altro. Quindi ho partecipato anche a un paio di riunioni più
chiamano in touch, quindi proprio a livello personale con i dipendenti, per chiedergli cosa non andasse, piuttosto che come si sentivano, se si sentivano gratificati o meno dal loro lavoro. Comunque era molto attento a questi aspetti personali. In questi tre giorni ho partecipato anche a una serie di riunioni, una prima riunione in cui è stato toccato più che altro l'aspetto economico, in cui sono stati presentati i vari costi aziendali, anche le varie problematiche e le varie soluzioni alla possibile riduzione dei costi. E poi ho partecipato anche a un'altra riunione importante, che era il meeting dei vari manager interni all'azienda, e mi ha fatto piacere anche perché comunque mi rendevano partecipe, e come è capitato ad un'altra collega mi davano proprio la fotocopia davanti e potevo comunque seguire con più facilità le varie riunioni, e anzi si mettevano là anche a perdere quei 5 minuti per spiegarmi e per cercare di farmi capire quello che stavano dicendo. Ho conosciuto quelli che sono proprio i ritmi di vita suoi lavorativi e quelli che sono anche i suoi rapporti sociali con le persone. Non c'è stata, il fatto che c'era io comunque non ha creato alcuna maschera nei rapporti, è stato tutto naturale, e questa la considero una delle cose più utili, perché mi ha permesso di capire un po' quelle che sono le dinamiche sociali in un'azienda e anche quelle che sono le pause o i ritmi lavorativi. Molti di voi hanno parlato di dinamiche dell'organizzazione e quasi tutti, coscientemente o meno, avete sottolineato l'aspetto della socialità e della socializzazione nelle organizzazioni. Questa esperienza, a te come agli altri, la domanda è per tutti, ha riposizionato il vostro focus su quello che è un po' la vostra posizione in azienda, su cosa volete fare, o diciamo vi ha un po' stravolto, o al contrario vi ha confermato su quelle che erano le vostre idee prima di avere questo impatto con un'azienda? No, sulle mie aspettative no, non mi ha fatto tornare indietro, perché quello è quello che mi piace fare, quindi rimango sempre la mia ispirazione. Piuttosto mi ha fatto riflettere su quanto fumo ci sia nei processi di selezione, in tutto quello che avviene prima del lavoro vero e proprio. Quindi questa esperienza, ho detto bene, vediamo quello che fanno in tre giorni, per male dipendenti, negli uffici, vediamo cosa fanno, se io tra un mese, tra un anno, sarei in grado, secondo me, di arrivare a quei livelli, se posso fare quelle funzioni, sì o no. Quindi questo è stato molto importante per me. Mi sono reso conto che certe cose servono, si serve conoscere bene, diciamo, la contrattualistica, che io pensavo fosse una cosa, va bene, una volta che entro si vedrà, però studiarla sin da prima magari in maniera generale può servire. Ecco, e poi mi sembra l'altra cosa che emergeva è che inevitabilmente come dire, all'inizio c'è molto fare, poi quando si diventa manager si può strutturare il lavoro degli altri eccetera, ma quando si comincia c'è molto proprio da fare, fare le cose, occuparsi, entrare in profondità.